Minimalismo, parliamone. Se ne parla oramai ovunque, in ogni articolo, in ogni canale, in ogni video. Oggi ti dico cosa ne penso, come la vivo io, quale penso sia l'atteggiamento giusto e quale sia la parte controproducente. Intanto vedo un po' di confusione nel recepire il minimalismo, ma anche nel raccontarlo. Ci sono alcuni canali che lo raccontano in maniera genuina, trasparente e vera, altri un po' meno. Ovviamente l'obiettivo di questo video non è quello né di sminuire alcuni canali né di acclamarne degli altri. Io ti voglio solo portare la mia testimonianza, ti voglio dire cosa ne penso e cerco di raccontarti qual è l'atteggiamento giusto affinché tu non ne abbia un riscontro negativo. Perché il riscontro negativo? Perché il minimalismo viene mostrato come se fosse una lampada di Aladino che ti possa rendere una persona migliore. Ora, il cambiamento, e lo abbiamo detto infinite volte, non può venire mai dal di fuori di te. Il cambiamento non può modificare la tua realtà se non è vissuto all'interno di te. Perché? Perché fuori potete trovare uno spunto, potete trovare un suggerimento, ma non potete trovare la soluzione. La soluzione è soltanto all'interno di voi, frutto di un vostro percorso assolutamente personale, mentale, fisico e di elaborazione, che non ha niente a che fare con l'emulazione. In tutti questi canali si tende un po' a mostrare la faccia un po' esaltata del minimalismo. Si cerca di raccontare che il minimalismo è vivere con due magliette, cambiare la propria alimentazione e vivere circondati non dal nulla, ma quasi. Questa è la facciata del minimalismo, come la si vuole mostrare: una vita perfetta, una vita semplice, direi anche una vita easy, perché in realtà il minimalismo ti porta ad avere una vita easy, ma non è questo il messaggio che arriva. Perché? Perché il minimalismo, e questo è il modo in cui lo vivo io, è solo un atteggiamento mentale. E se non è così, diventa una gabbia dorata all'interno della quale noi applichiamo delle regole, delle istruzioni per l'uso, delle cose che il minimalista deve fare, se no non si colloca con l'etichetta del minimalismo. Sul concetto di etichettarsi ci ritorneremo in un altro video, perché in un mondo che vive di etichette, in un mondo che si definisce in un certo modo, io sono minimalista, io sono così, io sono colì, questo è veramente un mondo da scoprire di cui vi voglio parlare, anzi se vi interessa scrivetelo nei messaggi qua sotto. E anche essere minimalista è un modo di etichettarsi, e in questa etichetta ci sono delle regole che sono quelle che vengono mostrate per lo più in questi canali, quindi vivere con poco, fare spesso dei decluttering, mangiare in questo modo, avere la casa in questo modo, vivere con poco, esentarsi da quelli che sono spesso considerati i capricci, quindi uno shopping. Ma è tutto assolutamente relativo, perché sappiamo che lo shopping può essere fatto con consapevolezza, ma può essere fatto in maniera sfrenata. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che se questo atteggiamento mentale nei confronti del minimalismo è frainteso ed è recepito in maniera errata, tutto questo diventa una gabbia, tutto questo diventa fonte di frustrazione, diventa fonte di delusione e diventa fonte di si rischia di, una volta delusi e una volta che si è falliti in questa impresa del voler essere minimalista, di non esserci riusciti, perché non si è riusciti a mettere in pratica queste regole che comunque sono veramente molto restrittive, si rischia di non sentirsi abbastanza, si rischia di non sentirsi all'altezza, e allora si rischia di non sentirsi una persona migliore, come si vuol far intendere in questi video. Perché sul tubo è tutto molto wow, una persona perfetta, con una vita perfetta, con una casa perfetta, e quindi è quello a cui ambiamo tutti, ma non è applicabile
applicare le regole, non è applicare le istruzioni per l'uso che ci farà diventare quella persona perfetta, quella casa perfetta e quella condizione perfetta. I video su YouTube, le idealizzazioni e l'aspirazione a una vita migliore devono essere frutto di spunti, frutti di considerazioni, frutto di applicazioni nella propria vita che ha delle esigenze personali, perché non siamo tutti uguali, perché tutto è flessibile, tutto è applicabile. Per esempio, nel mio video della morning routine ho ricevuto tanti commenti di persone che dicevano: ma io non riuscirei ad alzarmi alle 5:30, ma no, questa cosa per me non fa affatto per me, ma io voglio dormire, Quindi nel video dopo io spiego che non è necessario svegliarsi alle 5:30 per fare una morning routine oppure per dedicarsi a sé. Io mi sveglio alle 5:30 perché è un'ora prima di quando suonano la sveglia, di quando suona la sveglia del resto della famiglia, ma tu puoi applicarlo e personalizzarlo nella tua realtà. Troverai il tuo modo, troverai la tua soluzione, troverai ciò che per te è la tua soluzione ideale affinché tu abbia dei benefici nella tua vita e nella tua giornata. E tutto questo te lo spiego nel video successivo. Perché? Perché imitare gli altri o seguire uno stereotipo non funzionerà. E tutto deve essere assolutamente personalizzato alla propria esigenza, al proprio stile di vita, al proprio traguardo, che non è uguale per tutti. Quello che intendo dire è che tutti i percorsi di cambiamento, tutti i percorsi di consapevolezza, tutte le varie evoluzioni della propria vita hanno bisogno di essere attraversate, di essere percorse passo passo. Chi diventa vegano non lo fa da un giorno all'altro, lo fa perché ha visto, ha sentito, ha trasformato tante cose. Quindi nella vostra vita, a parte le vostre priorità, dovete ascoltare quello che è più affine a voi, dovete sentire quello che vi è più consono. Tutto questo non può succedere da un giorno all'altro, dovete sperimentare, dovete sentire, dovete ascoltarvi e percepire come vi sentite, non come è giusto che vi sentiate oppure come è giusto che facciate. Quando per esempio ti parlo di una vita easy e ti racconto come tenere la casa ordinata e organizzata, ti mostro dei piccoli trucchetti, ti mostro qualcosa che tu puoi applicare ogni giorno per non sentirti sempre last minute, per riuscire ad avere del tempo per te e quindi per riuscire a organizzare, ottimizzare e rendere la tua vita più soddisfacente, migliore per te. C'è chi lo applica, riesce, ne è felice e ne ha tanti benefici. C'è chi invece non riesce. Non riesce perché non è il momento, non riesce perché non ha trovato ancora la soluzione giusta o semplicemente non riesce perché non è la sua priorità. Quindi va bene così. Questo non vuol dire che chi ha una casa ordinata e organizzata è una persona migliore, è una persona che vive meglio in quello stato. Quello che ti voglio dire oggi è che non esistono istruzioni per l'uso, esistono soltanto piccoli percorsi interiori che vengono intrapresi quando uno ne sente fortemente la necessità e sente davvero il bisogno di cambiamento. Emulare i percorsi degli altri solo perché tutto questo sembra rendere e sembra che ti faccia ottenere una vita perfetta non funziona. Porta solo alla frustrazione e all'ennesima delusione, porta soltanto a farti sentire meno, non abbastanza, non all'altezza. Quindi fai davvero attenzione a questa sottile asticella. Non tutti siamo pronti allo stesso momento, non tutti abbiamo la necessità di cambiare, non abbiamo la voglia di cambiare e non tutti dobbiamo avere la vita perfetta, il fisico perfetto e la casa perfetta. Ognuno cercherà questa soluzione quando si sentirà pronto, quando lo vorrà, quando sarà una propria priorità. Quindi non sentirti meno, non sentirti peggiore, non sentirti non all'altezza solo perché non riesci ad applicare questo.
Nel momento in cui intraprendi un percorso interiore che ti porterà in una direzione, allora consapevolmente otterrai ciò che desideri. Prendi soltanto queste informazioni come uno spunto e come un buon consiglio, un suggerimento che puoi mettere in pratica al momento giusto. Io spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia piaciuto. Se è così, metti un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video.